In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Ora vado da colui che mi ha mandato. Gesù intende condividere con i suoi amici il disegno a cui è chiamato, quello del suo viaggio di ritorno al Padre. È il momento del commiato, prezioso spazio per consigliare e consolare. Qui Gesù ammaestra i suoi su tutto, dall'insegnamento sul comandamento dell'amore all'introduzione dello Spirito Santo, di cui ancora nessuno aveva sentito parlare. Il momento è così drammatico che i discepoli non possono far altro che ascoltare ogni dettaglio. Succede così nelle ultime ore. Vogliamo raccogliere tutto. Oggi allora voglio lasciarvi con un altro commiato, quello del Cardinal Martini, narrato cinematograficamente da Ermanno Olmi. Vi lascio a qualche minuto audio che ho montato dal suo ultimo docufilm Vedete, sono uno di voi. Lo trovate poi liberamente su Rai Play. La nostra Chiesa è stanca, la nostra cultura invecchiata, le nostre chiese sono grandi, le nostre case religiose sono vuote. La Chiesa deve riconoscere i propri errori, dall'idolatria del denaro agli scandali della pedofilia. Ma lo scandalo storico dell'ingiustizia sociale è il fatto che l'umanità non sia riuscita a tenere assieme benessere, lavoro, libertà, democrazia e soprattutto pace. Occorre un cambiamento radicale, cominciando dal Papa e dai Vescovi. La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura, paura invece di coraggio. Un tempo avevo sogni sulla Chiesa, oggi non più. Tanto si è detto, cos'è rimasto? Adesso ho deciso di pregare per la Chiesa. Mi sono riappacificato col pensiero di dover morire. La morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. Udivo il suono delle campane. Sapevo forse dirmi cos'era quel suono malinconico e dolcissimo. Un rimpianto. Il rimpianto della mia giovinezza. E la fede. La fede si scopre quando è già perduta. La coscienza del mistero è la nostra unica certezza. Fin là non dobbiamo andare. È rinuncia dirmi questo. È rassegnazione. No, è sincerità. Io pregherei Gesù di inviarmi angeli e santi o amici che mi tengano la mano e mi aiutino a superare la mia paura. Se non vi farete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, perché chiunque si farà piccolo, costui è il più grande
nel regno dei cieli. I momenti più belli sono i momenti passati in casa, alla sera, coi genitori, quando tornavamo per le vacanze estive, soprattutto per le feste di Natale. E stavamo tutti insieme, come quando eravamo ancora bambini. Momenti tristi non ne ricordo tanti. Ci furono delle morti, mio nonno, poi la nonna, ma per noi ragazzi la morte era una cosa naturale. Non era qualcosa che era capace di oscurare la nostra vita. La nostra vita era vissuta più sulla gioia e sulla fiducia.